Ciao a tutti, eccoci qui con un altro video riguardante una criptovaluta. Allora, iniziamo con la quinta criptovaluta in classifica su CoinMarketCap, diciamo una delle più importanti. Adesso qui ve la faccio vedere. Il primo, ovviamente, vedete il Bitcoin, Ethereum, poi la stablecoin chiamata Tether, USDT. La moneta di Binance e al quinto posto troviamo Solana con un valore ad oggi di 128 dollari e 11 centesimi. Ma adesso andiamo nel grafico e vi faccio vedere bene tutto nei dettagli. Vi ricordo prima di cominciare che il mio non è un consiglio finanziario, ma bensì è un modo per trasmettervi lo studio dei grafici. È un modo per farvi prendere confidenza con i grafici, perché ci sono da analizzare diversi time frame e vi invito per darmi, diciamo, un aiutino a seguirmi nel canale, a mettere il like a questo video, e attivare la campanellina e ogni qualvolta io metterò un video, ovviamente vi arriverà l'avviso e se vorrete seguirete anche gli altri video sulle cripto e anche sul forex trading normale inerente le coppie di valute come EURUSD, GBPUSD, MZD CAD oppure gli indici che parliamo dell'S&P 500, il Nasdaq ed il Gold. Ok? Adesso però concentriamoci nel grafico di Solana, come vedete qui, Sol Tether, il grafico è settimanale, weekly. Io, per abitudine, metto sempre la zona alta, la chiamo supply zone, la zona bassa in verde la chiamo demand zone, quindi molti la conoscono anche come resistenza e supporto, ma adesso, man mano che scenderemo di time frame, lo vedrete. Io uso due indicatori. Questo è support and resistance, quindi sarebbe supporti e resistenza. E quest'altro è chiamato UT bot alerts, ma non è altro che questi sell e i buy per dare una mano più o meno su come sta andando il trend ribassista o rialzista. Una cosa importante prima che scendo di time frame da notare è che se allargo bene qui, vediamo che questa candelina qua, ve la faccio vedere subito, questa è rossa. Che significa rossa? Che nel settimanale è una candela in sell, quindi è una candela ribassista. Però adesso vi spiego nei dettagli. Tolgo la freccia. E qui rimpicciolisco e vi faccio vedere, come vi ho detto prima, che zona alta rossa di sell, zona bassa supporto buy e zona molto molto più bassa, che è il minimo da quando è partita questa cripto, il minimo che è qui, che si può dire che, come vedete nel riquadro nero in basso, 21 dicembre 2020, quando la moneta di Solana valeva 1 dollaro e 4 centesimi. Ovviamente poi è salita, ha ritracciato ed è venuta a rimbalzare qui a 7 dollari e 76 centesimi per poi risalire. Ma adesso scendiamo come time frame e andiamo nel time frame a daily. Quindi io vado qua, giornaliero. Allora, nel time frame daily vengono fuori i primi supporti e resistenze, ovviamente contrassegnati da dei rettangoli rossi o azzurri. Rosso è la parte che va in sell a 210 dollari e azzurro è la parte in buy a 12 dollari e 80 centesimi. Ovviamente vedete un'infinità di buy e sell perché ogni candela è giornaliera e quindi, essendo una candela giornaliera, il grafico è molto molto rimpicciolito. Nell'arco di 1, 2, 3, 4 giorni o anche una settimana ha fatto diversi sell e diversi buy. Ok,
Adesso scendiamo nel time frame. Prima di scendere nel time frame di 4 ore, io sono abituato a mettere delle freccette. Ne metto una qua, ok? Per capire, faccio, prendo una semiretta orizzontale e la metto qua. Ecco, questa semiretta fa capire che qua c'è il supporto. Poi vado su e qui c'è la banda rossa, quella che avevo già inizialmente messo nel grafico settimanale, però io prendo le freccette e piazzo una freccetta qua, ok? E mi fermo così. Adesso ho messo quella in alto, ho messo quella in basso, qui, e scendo di time frame e vado in quello di 4 ore. Ecco, scendendo nel time frame di 4 ore, già non vedo più la freccetta, quella di prima, ok? Che ci sono tantissimi, ogni candele di 4 ore ci sono tantissimi buy e sell. Però andiamo, vediamo quella in alto, la vedete? Andiamo a concentrarci al momento. Questa è una bellissima lateralizzazione. Quindi nel corso di tutto questo tempo, diciamo che se io metto la semiretta qui, ecco, se io metto la semiretta qua ed ingrandisco, vi faccio vedere che la moneta Solana ha lateralizzato per tantissimo tempo, a partire da più o meno 17 marzo 2024 fino ad oggi sta lateralizzando con i suoi alti e bassi. Ora, in candela, in time frame di 4 ore, io ingrandisco il grafico e quindi posso vedere che c'è una fortissima resistenza a 162 dollari circa, dove io metto la mia semiretta. Un'altra fortissima che sta qui ed è praticamente, ecco qua, più o meno a 193 dollari, quasi 194, e un altro fortissimo supporto a 110 dollari, ok? Io prendo una freccia, la ripiazzo qui vicino al buy, ok? Poi prendo un'altra freccia in rosso e la metto qui, perché qui ci sono diversi sell, ce ne sono due, quindi la copio e la porto qua. Inoltre vado a mettere un'altra freccetta in rosso, praticamente qui sopra, qui, dove ha fatto un bel tocco e poi è scesa, ok? Quindi al momento, se mi concentro qui in mezzo, io riesco a vedere benissimo che praticamente sta lateralizzando qui.